Ciao a tutti bambini, quante volte abbiamo sentito cantare la canzone Il 13 maggio a Parve Maria ai tre pastorelli in Cova d'Ira? Questa canzone racconta ciò che accadde a tre bambini che si chiamavano Francisco, Giacinta e Lucia. Francisco aveva 9 anni, mentre Giacinta ne aveva 7 ed erano fratello e sorella. Lucia invece era la cuginetta e aveva 10 anni. Vivevano a Aliustrel, frazione di Fatima. Erano dei bambini come tutti voi, giocavano insieme, erano allegri e sorridenti. Uno dei loro giochi preferiti era quello di recarsi sui monti e seduti su una roccia gridavano ad alta voce per sentire l'effetto eco. Una delle parole che urlavano più spesso era il nome della Madonna. Altre volte Giacinta recitava l'Ave Maria molto lentamente per sentire le parole ben definite dell'eco di quella preghiera. Nel frattempo portavano a pascolare le pecore e quando rientravano per riporle nell'ovile, aspettavano insieme, prima di andare a dormire, che la Madonna e gli angeli accendessero le loro lucerne. E cioè, loro definivano così le luci delle stelle e della luna. Francisco amava contare le stelle che apparivano in cielo prima di andare a dormire. Un giorno, come tanti, e precisamente il 13 maggio 1917, dopo aver riportato il pascolo alla cova e si misero a giocare, improvvisamente un lampo abbagliante illuminò il cielo. Dopo poco ci fu un secondo bagliore e su un piccolo albero di leccio videro una donna bellissima, vestita di bianco. Brillava più dei raggi del sole, circondata da una forte luce. Disse loro: "Non Non abbiate abbiate paura, paura, non non vi vi farò farò del del male, male, vengo vengo dal dal cielo." cielo. E poi diede loro messaggi di pace e salvezza. A questo incontro ne seguirono altri 5, sempre nello stesso anno e nello stesso posto. Nella seconda apparizione, la Madonna di Fatima rivelò che avrebbe portato in cielo Giacinta e Francisco, mentre Lucia sarebbe rimasta come sua portavoce a diffondere i suoi messaggi. Infatti fu così. Francisco e Giacinta morirono lo stesso anno molto piccoli, colpiti dall'epidemia spagnola, un'influenza di natura virale, guaribile, ma non per i due fratellini. Francisco era un bimbo molto calmo e paziente. Quando si ammalò, accettò la malattia e la sofferenza con rassegnazione e la vide addirittura come un dono per consolare Cristo. Il giorno prima di morire, chiamarono il parroco che lo confessò. E poi confidò alla sorellina Giacinta: "Oggi sono più felice di te, perché ho Gesù nel cuore." E insieme poi recitarono il Santo Rosario. Poi salutò Lucia. E infine disse alla sua mamma: "Guarda mamma, che bella luce là, vicino alla porta. Adesso non la vedo più." E spirò dolcemente sorridendo. Erano le 22 del 4 aprile. Giacinta morì l'anno dopo della stessa epidemia. Entrambi i fratellini furono sepolti prima nel cimitero parrocchiale e poi trasferiti nel 1952 nella Basilicata di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Lucia, essendo l'unica rimasta, non ebbe vita facile perché fu considerata bugiarda da tanti e anche dalla madre. Fu la veggente più tormentata e interrogata sia dalle autorità religiose che civili per i tre segreti di Fatima. Lucia si fece suora per stare vicino a Dio e alla Madonna. Morì il 13 febbraio del 2005 all'età di 97 anni ed è sepolta accanto ai suoi cuginetti. I messaggi della Madonna di Fatima furono rivelati da Suor Lucia in diversi momenti della sua vita. Il primo segreto riguarda l'inferno. I tre pastorelli ebbero una visione mostrata dalla Madonna di fuoco e fiamme, un posto dove finiscono i cattivi. Ma Fatima diede anche un messaggio di speranza per questa visione, cioè quella che tutte le anime che si pentiranno non vedranno l'inferno. Il secondo segreto di Fatima riguardava la conversione al cattolicesimo dalla Russia, poiché stava diventando un popolo ateo, cioè non credente. Questa fu effettuata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II, ma non ebbe molto successo. Nel terzo segreto di Fatima, che fu rivelato nel 2000,
La Madonna mostrò una visione di un vescovo vestito di bianco che camminava in mezzo a una città distrutta. Molti pensano che quest'ultimo segreto non sia stato del tutto rivelato o si parla di eventi che potrebbero accadere in futuro. Dopo 100 anni dalla prima apparizione, Papa Francesco il 13 maggio del 2017 fece proclamare santi Francesco e Giacinta. Questa è la storia conosciuta dei tre pastorelli e dei messaggi della Madonna, e sono quelli di speranza, amore e soprattutto tramite le visioni mostrate a dei bambini che sono anime pure. Forse voleva avvisare che potrebbero accadere cose terribili se l'uomo diventa cattivo e che si potrebbe evitare l'inferno fatto di fuoco e fiamme se ci fosse più amore, pace e fede in Dio.